Sono Luca Tremolada. Sono Riccardo Saporiti. Siamo InfoDataCast. A chi conviene il reddito di cittadinanza? No, devi essere più preciso. Cioè, a chi conviene licenziarsi, stare a casa piuttosto che lavorare? Allora, per essere precisi, a nessuno, visto che se hai un lavoro e ti licenzi, non puoi avere il reddito di cittadinanza. Tuttavia, se ha ragione l'ormai ex presidente dell'INPS Tito Boeri, nelle regioni del sud un lavoratore su due guadagna 780 euro al mese. Esattamente quanto guadagnerebbero con il reddito di cittadinanza. Esatto. E se moltiplichiamo per 12 i mesi dell'anno, scopriamo che in Italia c'è chi guadagna ancora meno. Per capire chi sono, abbiamo utilizzato gli open data dell'INPS data 2017, senza guardare però al contratto. E cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che ci sono apprendisti ed operai che guadagnano meno di 10.000 euro in un anno. C'è anche una quota minima di quadri e dirigenti che non raggiunge questa somma. In entrambi i casi siamo nell'ordine dello 0,01%. E poi c'era dell'altro? Che vivono in Calabria e, più in generale, nel Mezzogiorno. Quindi, volendo semplificare, se ci chiedessimo a chi converrebbe il reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare, cosa potremmo rispondere? Che è un apprendista e lavora in un'azienda calabrese. E ora la precisazione che facciamo sempre nel finale. I redditi sono quelli dichiarati. Se una parte arriva fuori busta, l'INPS non lo può sapere. Sa come fa a saperlo il Ministero dello Sviluppo Economico?